Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi si guarda la prima tappa del Giro d'Italia. Andiamo subito col vedere uno dei grandi favoriti, Rémy Cavagnat. Arrivato a 1 secondo e 70 da Tobias Foss al primo intermedio, all'arrivo se l'è battagliata con la sorpresa del norvegese e poi è andato a chiudere in ritardo però. Guardiamo subito Edoardo Affini, cronoman italiano che a sorpresa va a superare Tobias Foss e va ad incidere un tempo pazzesco che sarà molto difficile da oltrepassare. Tobias Foss, Edoardo Affini e Jos Van Emden che vediamo ora in azione, tutti e tre del team Jumbo-Visma che sembra dominare questa cronometro a Torino. Anche Jos Van Emden all'arrivo gran tempo. E ora iniziano a partire i big, vediamo subito Egan Bernal all'azione, con lui Simon Yates anche e Joao Almeida che fa segnare un grandissimo primo intermedio. Vediamo in azione il portoghese Almeida che ha l'arrivo miglior tempo addirittura di Rémy Cavagnat, attualmente terzo. E ora, dopo tantissimi mesi che non corre, parte uno dei favoriti, Remco Evenepoel. Parte già bello prepotente, al primo intermedio 1,93 secondi di distacco. Lo vediamo proprio a tutta, particolare nella catena c'era Mick Speed, messa ovviamente per guadagnare più watt possibili, all'arrivo solo sesto in questo caso. Comunque buon prima gara per lui. E parte il campione del mondo Filippo Ganna, anche il favorito in questa cronometro di Torino, in casa per lui. Abbiamo visto subito come è andato a affrontare le prime curve al primo intermedio 1,70 secondi da Affini, che aveva fatto segnare un grandissimo tempo e lo vediamo all'arrivo. Ganna, che siamo abituati a vederlo nella seconda parte delle cronometro, andare ancora più forte della prima parte e difatti conferma proprio questo trend. Perché dall'1,70 secondi arriva all'arrivo con 9,98 secondi di vantaggio con 58,7 di media. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su tutti questi video.